Previsto nella categoria dei pesi gallo femminile di Venator FC, al limite delle 135 libbre, sulla durata di 3 round da 5 minuti. Vi presento l'atleta all'angolo blu. Viene da Lutago e rappresenta il Rolling Impact Team. Altezza 162 cm, peso 131 libbre, a 33 anni, con una vittoria e due sconfitte, Nicole Niederkofler! All'angolo opposto della gabbia, l'angolo rosso, vive a Monfalcone, Gorizia, e rappresenta il team La Fenice MMA. Altezza 168 cm per un peso di 134,5 libbre, a 23 anni. Debutto da professionista per Arsico Bregu. Arbitro incontro il signor Matteo Manfredi. Amici di Venator, appassionati di sport da combattimento, questa è la seconda edizione di Venator Fight Night, 8 giugno 2019, Altamura, Bari, in Puglia, Palazzetto Baldassarra, che ospita e fa da cornice questa sera a tanti match, 8 per la precisione, nella main card della promotion italiana più famosa, che commenteremo come al solito insieme al massimo esperto di Mixed Martial Arts, Fabrizio Forconi. E grazie Luca Lotrecchiano, che ormai una costante di questi eventi Venator, un Venator Fight Night decisamente interessanti anche per molti debutti nel professionismo, proprio come questo match femminile tra la Bregu e la Niederkofler, match femminile che ci può dire tanto al limite dei 61 kg. Sappiamo che insomma il comparto femminile nelle MMA italiane non ha un roster così profondo, quindi vedere un'organizzazione come Venator che riesce a dare risalto a questo tipo di match, non a caso in questo evento il main event era tutto femminile, quindi è sempre un piacere per gli occhi. Poi come sai Luca, io sono un sostenitore delle WMMA, delle Woman MMA, quindi... E intanto vediamo la Nicole Niederkofler, l'italiana della Rolling Fight Team, all'angolo blu, che sta tentando una standing guillotine ai confronti di Arsico Bregu, la ragazza vestita di nero che vediamo adesso incastrata proprio in questa difficile posizione, dalla quale però sembra poter uscire in qualche modo. Infatti vedi, ha messo il gancio esterno con il piede proprio per portare a terra l'avversaria. Ricordiamo anche Fabrizio che l'Arsico Bregu, la ragazza che adesso è in top position, si è presentata alla cerimonia del peso fuori dalla libra di tolleranza, quindi ha fatto registrare 137 libre contro le 136 consentite, calcolando proprio quella libra di tolleranza. Esatto, c'è una categoria di peso sulle 135 e una libra 136. Quindi è una posizione in cui si è passati da una standing guillotine a parete, dove invece la Bregu sta provando sostanzialmente una monta, un'operazione molto, molto tecnica questa da effettuare, ma a quanto pare la Niederkofler non ha nessuna intenzione di liberare quella che in questa posizione quantomeno è semplicemente un lock, quindi una posizione di blocco del movimento, ma non crea nessuna difficoltà. Nessuna difficoltà, tant'è che è riuscita alla fine la Bregu a sfilare il ginocchio incastrato nella mezza guardia, adesso ha conquistato un'ottima posizione di controllo laterale, anche se non proprio perfetta, ma comunque è passata da una posizione di svantaggio a una di largo vantaggio, soprattutto adesso quando ha la possibilità di andare a percuotere l'avversaria da un controllo quasi a tartaruga. Adesso si rialzano in piedi, continua a colpire la Bregu, decisamente più in difficoltà la Niederkofler rispetto all'inizio proprio del round, dove aveva dimostrato di voler subito incidere in maniera positiva sulla sua prestazione, imponendo quello che è il suo gioco. Quando manca un minuto e 40 secondi al termine del primo round, ricordiamo che saranno 3 le riprese da combattere, tutte da 5 minuti come di consueto. Ricordiamo anche che la Bregu
ha un piccolo paradosso, nel senso che è il suo debutto da professionista, ma ha un numero di match superiore rispetto alla Niederkofler, perché ha un passato nel dilettantismo, chiamiamolo così, o nel semiprofessionismo, visto che ha fatto match con regolamento IMAF, anche internazionale di buon livello, non sempre un passato roseo, ma ha totalizzato 7 match questa sua fase di carriera, prima di passare direttamente in questo incontro professionistico con la Niederkofler, che invece ha 4 match, compreso questo, professionisti. Quindi, se calcoliamo solo, così come è di consueto fare in tutte le promotion internazionali, si calcola il record solo sul professionismo, abbiamo una debuttante contro un atleta che ha già 3 match nel suo recente passato. Esattamente, ancora 30 secondi, quindi mezzo giro d'orologio ancora da combattere in questo primo round. Ricordiamo che siamo al palazzetto Baldassara, che fa da cornice a questa seconda edizione Venator Fight Night, come sempre perfettamente organizzata da tutto l'entourage organizzativo di Venator, targato Frank Merenda con tutti i suoi collaboratori, come sempre in prima linea per quanto riguarda la promozione dello sport, delle Mixed Martial Arts, in questo caso in Italia. Adesso stanno cercando di espandere e portare il verbo dell'MMA anche esatto, nel sud del nostro paese, dove ci sono tanti talenti, ma gli eventi poi di fatto non sono numerosi, e quindi non c'è possibilità di fare vetrina per tutti gli atleti emergenti del nostro paese. Intanto highlights per noi con i colpi a percussione della Bregua, i danni della Niederkofler, secondo me Fabrizio leggermente in difficoltà la Niederkofler, esatto, che Niederkofler è partita molto veloce rispetto a come appunto era partita, con una kick, ha provato anche una combinazione di braccia, invece subito intercettata dalla Brego, che poi ha fatto tutto un lavoro a terra. Si riparte in piedi all'attacco la Brego, entrambi gli atleti al centro del ring. Quello che salta all'occhio è la guardia falsa della Brego rispetto alla guardia ortodossa invece della Niederkofler. Quindi destro avanti per l'atleta con pantaloncino e top marchiati Venator, e questo dobbiamo anche ringraziare chi ha permesso questa sorta di uniformi, divise che accomuneranno tutti gli atleti di questa serata. Quindi ringraziamento va a Ready to Fight Combat Wear, sponsor tecnico di Venator in occasione appunto della seconda edizione della Venator Fight Night. Ringraziamento però che dobbiamo per forza estendere anche a Cut in Time, che ha offerto il servizio di Cutman, un ruolo fondamentale per questo sport, Fabrizio, come sempre. Esattamente. Una cosa che notavo, Luca, è proprio questo delle divise dell'attrezzatura. Intanto si scambiano colpi di braccia a piso aperto. Toe to toe, quindi a mento alto. Aspettavo questa tua definizione, guarda, ero al barco, Fabrizio. E quindi dicevo, notavo il dettaglio, perché poi questo che fa la differenza in importanti promotion così come in Veneto. Però, oltre l'abbigliamento appena citato, attenzione, anche perché è in difficoltà, Fabrizio, è chiaramente in difficoltà la Niederkofler, sta spingendo la Bregu e chiaramente vantaggio quantomeno in questo secondo round, anche se pure nel primo probabilmente ha mostrato qualcosa, un guizzo all'inizio, poi nella lotta a terra è rimasta in top position sempre Arzivo Bregu, che in questo momento sta facendo pressione a parete con la divisa nera ai danni della Niederkofler in questo momento, che sta facendo vedere poco o comunque meno rispetto alla Bregu. In questo momento prova anche un cambio di livello con un per attaccare di double leg, in qualche modo riesce a portare a terra la Niederkofler. Vediamo adesso, migliora la sua posizione, vediamo se ritenterà nuovamente un double leg oppure niente, infatti si allontana. Si allontana, si riporta al centro dell'ottagono, aveva anche tentato una buona difesa la Niederkofler, andando a cercare una presa Kimura proprio per difendere con l'attacco alle gambe. Spesso l'opzione di difesa è proprio quella, ha rinunciato semplicemente perché la stessa Brego ha rinunciato all'attacco da colletto. Ma sembra leggermente stanca della Brego adesso, che ha intercettato il
diretto destro della Niederkofler con un gomito, non arrivando a bersaglio, però ottima intuizione. Continua a mantenere il centro della gabbia la Brego, che tendenzialmente, per quello che ci stanno facendo vedere fino a questo momento, ha un sostanziale vantaggio, almeno sempre per il tipo di azione alternata che ci stanno facendo vedere. Sembra, vedi, anche più reattiva. Prova un head kick. Attenzione, sfiora anche con questa serie di due colpi dritti, che consentono di prendere vantaggio e soprattutto assumere una posizione. Ecco qua, ottima posizione. Passa adesso avanti. Molto bene, porta a terra. Ha un minuto a sua disposizione per migliorare la sua posizione e tentare in qualche modo di andare a finire l'avversaria, come in precedenza era accaduto nel primo round. Esatto. È una posizione di ghigliottina da quale deve liberarsi. Lo fa benissimo, tra l'altro, si innescata completamente molto bene. Adesso deve semplicemente liberare quella presa al collo, ma non sarà difficile farlo, e poi potrà impostare tutti i setup che ha in mente per provare poi a migliorare il vantaggio sulla sua avversaria. Vediamo se riuscirà a sfilare la testa da quella presa. Eccola qua, ci riesce, stabilizza, e adesso può andare a lavorare con il gomito sinistro. Lo vediamo proprio da questa perfetta inquadratura stretta. Ottima posizione, ottimi movimenti tecnici da parte della Brego, anche Neon Belly, un gioco sullo stomaco per migliorare la sua posizione e mettere ancora più in difficoltà il cardio dell'avversaria, colpendo anche un ground and pound. Cioè, mi sembra che anche come chiusura del round ci siamo totalmente, per poter assegnare un 10-9 anche in questo secondo round alla Brego. Un altro highlights per noi relativo a questo secondo round di colpi significativi. Questo è l'head kick che non ha colpito in pieno l'avversaria, ma è arrivato quel tanto che è bastato per mettere in seria difficoltà la Niederkofler. Ecco qui la gomitata che avevo citato io inizialmente, intercettata fuori misura. L'high kick poi provato, take down, da lì sappiamo come è andata a finire quel round. Secondo me Fabrizio è in vantaggio la Brego. Sì, direi anche per me, ha due round a suo favore. Esatto. Quindi abbiamo un 20-18 fino a questo momento in favore della Brego, che dovesse... ha la possibilità ancora di, ovviamente, di vincere il match, ma le chance, le modalità si riducono quasi a una sola, quella di vincere prima del limite. Eh già, la Niederkofler deve provare il tutto per tutto. Se i giudici e l'angolo intanto questo colpo è entrato pieno. Se i giudici e l'angolo della Niederkofler hanno valutato come stiamo valutando noi, direi che deve per forza spingere sull'acceleratore e provare il tutto per tutto. Contrariamente, sempre partendo da questo punto di vista, da questo nostro criterio, la Brego può anche amministrare il round, ma vediamo se avrà ancora voglia di in qualche modo di chiudere prima del limite per non dare adito a nessuna controversia. È esattamente quello che sta facendo la Brego, sta gestendo, non ha necessità di assumersi dei rischi, e quindi a parte qualche offensiva come questa qui è leggermente più attendista. Altro gancio, colpi singoli, sì, molto potente, però anche un diretto al corpo. Molto bene, deve assumersi qualche rischio però la Niederkofler, che sembra stia pensando, caricando. Mamma mia, un altro colpo. 3:16 sul cronometro, deve fare qualcosa in più, non manca poi così tanto tempo, anche se può succedere ancora di tutto. Sarebbe interessante, Luca, capire se era proprio la strategia che usa di solito nel suo match la Brego, ovvero pochi colpi ma molto potenti, che quasi sempre trovano il bersaglio, quindi fanno molto male quando arrivano. Quantomeno per questo suo debutto nel professionismo, direi che ha fatto un'ottima figura in un ottimo palcoscenico quale quello del Veneto.
ritmi decisamente più bassi rispetto ai primi due round, prova questo gancio con il destro. Adesso passiamo ad una visuale dall'alto dalla quale riusciamo ad apprezzare questo single leg della Bregu, che non riesce a portare a terra l'avversario, ma il suo guizzo era stato davvero impeccabile. È vero, è vero, un gesto tecnico mirato, proprio degno di nota. Se vogliamo proprio trovare la difficoltà, è che incappa un po' troppe volte nella ghigliottina fin dal primo round, quindi o è molto veloce nel Koffler a intercettare il collo, oppure entra in maniera forse vagamente scomposta, lascia il collo un po' troppo libero, ma fino adesso, nonostante questa piccola pecca, è riuscita sempre a disinnescare questa presa, che si è rivelata solo tale da parte della Niederkofler, per una presa e non un tentativo di sottomissione. Vediamo se riuscirà a liberarsi, come ha sempre fatto fino a questo momento la Bregu, la Arzico Bregu, che è ancora incastrata in questa mezza guardia compresa ghigliottina, anche se non è minimamente in difficoltà, insomma, lo vediamo dal volto. Beh, l'unica difficoltà che riesco a riscontrare in questo momento dipende semplicemente dal posizionamento dei due corpi, che sono a ridosso della parete, per cui la fuga non risulta essere facile come è stata nelle occasioni precedenti, ma comunque top position e posizione mantenuta perfettamente dalla fighter che combatte all'angolo rosso, quindi la Bregu, che sta tentando di sfilare questo ginocchio a sinistra. Adesso ha la possibilità anche di andare in mezza monta, ci riesce proprio in questo momento, mezza monta per lei. Vediamo se riuscirà a migliorare la posizione. Sì, credo che sia monta completa adesso. Sì, adesso sì, ribaltamento, finisce spalle al tappeto in posizione di guardia chiusa, quindi ha perso quella posizione di vantaggio, è stata raspata, come si dice in gergo tecnico, dalla Niederkofler, che mantiene comunque sia la sua presa in ghigliottina. Vediamo se riuscirà a commutarla. Certo, tirare una ghigliottina da dentro la guardia dell'avversario è praticamente impossibile, però adesso può andare in grande impound, lascia partire un colpo. C'era un setup per un armbar non visto dalla Bregu, che dovrebbe aver comunque vinto il match. Rivediamo i momenti salienti di questo terzo round, nel quale ha subito qualche colpo in più in piedi dalla Niederkofler, la quale però non ha fatto vince abbastanza, secondo per me. Per decisione unanime, l'angolo rosso, Arzico Bregu! Vince quindi per decisione unanime l'Arzico Bregu.